Allora, siamo qui con Antonio di Colandrea, che è questo bellissimo uomo che vede davanti a me. E la sua è la prima birra artigianale Flegrea, quindi siamo nel nostro territorio e le birre proposte qui oggi sono la Oro 15, la Rame 15, Armonia e Coccola. Ce le spieghi un po'? Allora, sono quattro birre. Tutte con un tocco particolare, la maggior parte con un tocco puramente flegreo, fatte per cercare di andare incontro un po' ai gusti di tutti gli amanti della birra. Da una birra più amara, una birra più dolce, un qualcosa di più alcolico, meno alcolico, cerchiamo di avere un ventaglio di proposte per gli amanti della birra abbastanza completo, per poter presentare poi la nostra birra anche qui a Napoli, dove finalmente siamo in casa nostra, all'interno di un tour come l'International State Food Parade che ci porta in giro per l'Italia. Ok, senti, spesso si parla per l'area Flegrea, si parla tanto di vino. La birra, e io sono un'appassionata di birra, non l'avevo ancora sentita. Mi spieghi la particolarità proprio territoriale? Allora, la particolarità territoriale è quella di utilizzare all'interno della produzione della birra, visto che comunque la birra è fatta di prodotti come il malto d'orzo e il luppolo, che non sono dei prodotti tipici dei campi flegrei, è quella però di utilizzare all'interno della birra un qualcosa che sia puramente dei campi flegrei. Quindi in una birra, per esempio, ho messo delle scorze di limone tipico della nostra zona, in un'altra un miele artigianale di agrumi prodotto da un'azienda agricola di Pozzuoli. Quindi cerco di legare la mia birra al territorio tramite l'utilizzo di questi elementi che possono un po' legare la birra e il territorio e anche promuoverla in un certo senso. Insomma, io ho chiamato questa mia birra Campi Flegrei proprio perché andando in giro per l'Italia a promuoverla contemporaneamente posso fare anche della promozione del territorio e quindi far conoscere i Campi Flegrei in giro per l'Italia. È un po' una missione che insieme a quella di proporre la birra è anche quella di proporre diciamo, i Campi Flegrei in giro per l'Italia. E questa cosa qui della presenza del vino nei Campi Flegrei e mai della birra è una cosa che mi dicono spesso, anzi le prime volte che ho proposto una birra dei Campi Flegrei mi hanno guardato come se avessi detto un qualcosa di quasi una bestemmia. Adesso poi un po' per volta invece in molti stanno apprezzando il prodotto, fortunatamente. Si stanno abituando. Qui come reagiscono? Qui reagiscono in un modo un po' particolare, nel senso che, come si dice di solito, nemo profeta in patria, no? E quindi alla fine sono sempre un pochettino scettici sul fatto che possa esserci una birra dei Campi Flegrei, la guardano quasi come se fosse una cosa strana. E la maggior parte sono un po' esterofili, tendono ad assaggiare delle birre che arrivano dall'estero. Poi però alla fine, quando vengono, assaggiano la birra, tutti hanno la stessa reazione: cavolo, fossimo venuti ad assaggiarla prima. E questa per me è la vera soddisfazione nell'essere di fronte soprattutto alle persone del nostro territorio che la possono anche apprezzare di più.